dea dell'abbondanza. Sono un'antica divinità, mi chiamano dea dell'abbondanza. Lo so, avrete subito notato che mi manca il naso, ma questo riguarda tante altre statue marmore come me. In una scultura il naso è una parte molto delicata e facilmente con il passare del tempo tende a rovinarsi. Ho attraversato molti secoli di storia e dall'epoca romana mi sono conservata più o meno bene fino ad oggi. Il mio nome si deve al fatto che ho sempre procurato agli uomini che mi pregavano abbondanza di raccolti e dei prodotti della terra. Per questo sul mio busto sono rappresentati ben 5 segni zodiacali. L'ariete, con le sue corna curve come un ricciolo. Il toro, forte e muscoloso. I gemelli, sempre in coppia. Il cancro ed infine il leone, di cui si vede appena il muso peloso. Questi sono i segni zodiacali dei mesi in cui i contadini seminano e raccolgono i frutti. Non per vantarmi, ma grazie ai miei poteri divini, tanti raccolti nel corso dei millenni sono stati un successo. Sento ancora il profumo dei campi di grano. Indosso una specie di grossa collana, è in realtà una ghirlanda di ghiande e insieme ai 4 leoni posti lungo le mie braccia serve a ricordare a chiunque mi guardi che sono la divinità della natura e anche delle bestie selvagge. Vivo nei boschi, cacciando e bevendo l'acqua limpida dei laghi. Le 3 file di mammelle o testicoli di toro indicano il mio essere dea della fecondità e della nascita. Alcuni preferiscono chiamarmi Artemide Efesina, da Efeso, dove si trovava il mio santuario, oppure mi chiamano Multimammia. Che nome buffo, vero? Anche a me fa un po' ridere. Però in realtà questa parola ha un significato. Multimammia vuol dire tante mammelle, proprio come le tante mammelle che ho. Sono la sorella di Apollo, dio del sole, ed io governo la luna. Ero una delle più importanti divinità dell'Olimpo. Esatto, sto parlando di quell'insieme di dei in cui credevano gli antichi greci. Il nostro capo era il potentissimo Zeus, mio padre. Poi anche i romani mi accolsero fra le loro divinità, ma decisero di chiamarmi non più Artemide, bensì Diana. Un tempo avevo anche delle braccia, sapete? Sempre di marmo, e su queste i miei fedeli poggiavano innumerevoli doni. Oggetti e gioielli realizzati con materiali preziosissimi, oro, argento, avorio. Ero felice di tutti quei doni che dimostravano il bene e il rispetto che la gente aveva per me, la grande dea lunare, Artemide. I doni aumentarono, divennero tanti, poi tantissimi. Che bello, grazie, grazie. Ad un certo punto cominciai a sentire le braccia pesanti, tanto pesanti, ma così pesanti che alla fine non ce la fecero più e tac! Caddero a terra spezzate. Il tempo passò, gli uomini si scordarono di me. Numerosi strati di terra ricoprirono completamente il mio corpo di statua, mentre una tristezza infinita, per essere stata dimenticata, mi invadeva la mente e il cuore. Trascorsi così molti lunghissimi anni. Poi una voce, la terra che pian piano veniva tolta. Potevo di nuovo respirare. Sentivo la luce scaldarmi. Sentii dire: «Guardate qua, ho trovato una bellissima statua».
Allora non avevo perso tutta la mia antica bellezza. Non ricordo bene, ma so che mi pulirono con cura, mi riposizionarono in piedi ed io fui colma di gratitudine. E a distanza di tempo mi collocarono qui, all'interno di queste stanze del museo. È vero, oggi non ho più alcuni elementi di rilievo come il naso e le braccia e l'espressione del mio volto può apparire un po' triste, ma in realtà mi sento ben accolta in questo luogo. I bambini mi guardano con simpatia e curiosità, gli adulti mi ammirano ed io mi sento felice.